Terrestre, anche secondo me, è un modo per coprire, ha delle beghe politiche, delle beghe normative e anche secondo me un modo per dare il senso che qualcosa sta cambiando in verità senza cambiare. Quindi, questo. Sì, mi pare dopo questi ultimi interventi le prospettive sono un po' chiuse, insomma, beh, per quanto riguarda sia una soluzione di tipo digitale terrestre, anche digitale satellitare, perché di magari non c'è più Berlusconi ma c'è Murdoch che è ancora più potente, più fetente. Allora effettivamente sì, forse a questo punto l'unica cosa da fare è fare qualsiasi cosa pur di non guardare la TV, di non farla guardare, quindi sì, fare la TV noi, ma a questo punto, se per caso non ci sono i mezzi, cercare forse di promuovere qualsiasi altra cosa che non sia legata alla funzione di televisione. Ad ogni modo, non so, l'esperienza di Telecitofono può essere un esempio, nel senso che si è formato un gruppo che non sarà moltissimo, però una decina di persone l'ha raccolte e poi tutto sommato sono 5 mesi adesso, 6 mesi adesso che trasmettiamo, e questi 6 mesi si fa, diciamo, noi abbiamo fatto comunella, ecco, non si è fatta una comune, ma si è fatta una società, nel senso una micro società, tant'è che quest'estate siamo andati in vacanza insieme, poi purtroppo non avevo dovuto tornare prima, siamo trovati un gruppo senza una parte importante, però e mentre eravamo in vacanza abbiamo fatto un reportage con la stessa videocamera che di fronte a noi, con le macchine fotografiche, e questo sarà ancora riutilizzabile, sarà una delle prime cose che verranno trasmesse a ottobre, sarà forse parte di una nostra, e a parte questo comunque tutto è partito effettivamente da questa idea che era facciamo questa cosa, l'abbiamo vista fare, proviamo anche noi, se ci danno i soldi la facciamo, se no magari la facciamo lo stesso. Adesso quest'estate abbiamo incontrato un gruppo di Campesine, un gruppo dei giovani, ah sì, facci vedere il trasmettitore, com'è che funziona, come non va, ma va. E noi tra una settimana o due andiamo a Campesine, guardiamo come sono i cieli, guardiamo su un paio di televisioni che frequenze ci sono e proviamo a consigliarvi per quello che abbiamo imparato noi, questa breve esperienza. Quindi sembrano effettivamente all'inizio molti possono dire ma sprecate il vostro tempo, ma poi se comunque non è il profitto economico il fine primario non è tempo sprecato, anzi veramente una cosa ne nasce un'altra poi un'altra fino ad arrivare a Chernobyl, per esempio. Ci sono altre considerazioni del pubblico? Direi di no. Per cui io, diciamo, propongo di chiudere qui questa sera, che è stata sicuramente ricca di contenuti, ma un po' difficoltosa dal punto di vista ambientale, l'invito a rincontrarsi su questi temi e a aprire un dibattito che coinvolga anche la piccola la comunità reggiana. Credo che gli spazi di partecipazione e di coinvolgimento delle persone su questo tema siano molto ampi. Uno, perché abbiamo visto che ci sono diversi sistemi che si possono usare dal punto di vista delle nuove tecnologie, e due, perché il bisogno veramente di rincontrarsi e soprattutto di parlare, cioè l'esperienza di Telecitofono, che è un'esperienza minimale sia dal punto di vista della capacità di trasmissione e dal punto di vista anche della reale esistenza di un palinsesto televisivo, però ha avuto il grande merito, credo, in questa città di far, forse utilizzando un termine che Massimo diceva, però di creare una comunità intorno ad alcuni problemi che possono essere quelli di un quartiere, che possono essere quelli di una città, che possono essere quelli di una strada. E credo che proprio questo sia uno degli obiettivi primari, utilizzando un medium, in questo caso simbolico, qual è la televisione, qual è la comunicazione, e attraverso
le forme in cui la comunicazione oggi si manifesta, che sono quelle mediatiche piuttosto che quelle informatiche, attraverso questo ricreare una, utilizzando una parola un po' forte, però una coscienza civica e una coscienza anche critica rispetto a ciò che si ascolta e a ciò che si riceve. Questo forse è il significato maggiore, insomma, che le esperienze che questa sera abbiamo ascoltato cercano di affrontare. Per cui vi ringrazio della vostra partecipazione, vi invito a seguire le vicissitudini di Telestreet attraverso il sito internet e anche le vicissitudini di Telecitofono attraverso www.telecitofono.it. Credo che l'università si attiverà nei prossimi giorni con l'amministrazione comunale proprio per riuscire a far partire questo progetto di rete 5. Vi ringrazio e buona serata.